In questo video ci occupiamo di un altro dei prodotti notevoli che è il cubo di un binomio. Allora, consideriamo il binomio A più B elevato al cubo. Ricordiamo subito la regola pratica che possiamo ricordare a memoria. Allora, il cubo di un binomio, ovvero la somma di due monomi, è uguale al cubo del primo termine più il cubo del secondo termine più il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, più ancora il triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo. Potremmo chiederci come si arriva a questa formuletta. Allora, a più b al cubo, noi potremmo anche scriverlo in questo modo. A più b per a più b, ancora per a più b. Ma a più b per a più b potremmo anche scriverlo come a più b al quadrato. E dunque abbiamo a più b che moltiplica a più b al quadrato. Sviluppiamo poi i calcoli sulla base di quanto visto nei video precedenti. Allora potremmo scrivere a più b e qui abbiamo il quadrato di un binomio che è uguale al quadrato del primo termine, quindi a al quadrato, più il quadrato del secondo termine, b al quadrato, più il doppio prodotto del primo termine per il secondo, quindi 2 volte b. E allora abbiamo il prodotto di un binomio per un trinomio. E sappiamo come svolgerlo. Dobbiamo moltiplicare ciascun termine del binomio per tutti i termini del trinomio. E allora scriviamo a per a al quadrato, sommiamo gli esponenti a al cubo. Poi a per b al quadrato, e quindi più ab al quadrato. A per 2ab. Allora sarà più 2 a per a e a al quadrato, si sommano gli esponenti per b. Passiamo al secondo termine, più b per a al quadrato, possiamo scrivere più in ordine alfabetico, scriviamo prima la e poi la b, quindi a al quadrato per b. Più ancora b per b al quadrato e b al cubo. Più ancora b per 2 volte a b, allora possiamo scrivere 2 volte a b per b e b al quadrato. Facciamo un'osservazione. Abbiamo dei monomi simili. Qui abbiamo AB al quadrato e qui abbiamo AB al quadrato. Qui abbiamo A al quadrato B, guardiamo la parte letterale, e A al quadrato B. I monomi simili possiamo sommarli. E allora possiamo scrivere che questo polinomio è uguale a A al cubo. Scriviamo in questo ordine, poi scriviamo più B al cubo e poi possiamo considerare questo termine e questo termine. 2A al quadrato B più A al quadrato B. Sono monomi simili, la parte letterale è uguale, quindi 2 più 1, 3. Quindi abbiamo più 3 per a al quadrato b. Più ancora, consideriamo ora i due termini ab al quadrato e ab al quadrato. Qui abbiamo un coefficiente 2, qui un coefficiente 1 che non è scritto ma c'è. 2 più 1, 3. Quindi possiamo scrivere più 3 volte ab al quadrato. E osserveremo che siamo arrivati esattamente alla regola enunciata in partenza. Cubo del primo termine più il cubo del secondo termine più il triplo prodotto del quadrato del primo termine per il secondo più il triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo. Ma proviamo allora a fare degli esercizi pratici. Consideriamo il cubo allora di questo binomio. Applichiamo la regoletta. Cubo del primo termine, scriviamo direttamente a elevato al cubo. Per y, che abbiamo un y al quadrato elevato al cubo, moltiplichiamo gli esponenti 2 per 3, 6, quindi y alla sesta, più il cubo del secondo termine. Allora, cominciamo dalla parte numerica. Un mezzo elevato al cubo è 1 su 2 per 2, 4 per 2, 8. Poi abbiamo b, che eleviamo al cubo, c elevato al cubo, x è già elevato al cubo, ma elevandolo ancora al cubo moltiplichiamo gli esponenti 3 per 3, 9, x alla nona. Allora, più il triplo prodotto del quadrato del primo termine, quindi ay quadro al quadrato, per il secondo termine che è un mezzo b per c per x al cubo.
più ancora il triplo prodotto del primo termine, quindi per a y quadrato, per il secondo termine al quadrato, quindi un mezzo b per c x al cubo al quadrato. E dobbiamo fare un po' di calcoli. Riscriviamo questi termini, quindi a al cubo y alla sesta più 1 ottavo per b al cubo c al cubo e x alla nona più. Allora, sviluppiamo intanto le parentesi tonde nelle parentesi quadri, quindi possiamo scrivere più 3 che moltiplica il quadrato di questo monomio, quindi a al quadrato y al quadrato elevato al quadrato, moltiplichiamo gli esponenti, 2 per 2 è 4, quindi per y alla quarta, per un mezzo b c x al cubo, più ancora sviluppiamo questo quadrato, allora 3 per a y quadro per un mezzo al quadrato è 1 su 2 per 2 è 4, b elevato al 2 b al quadrato, c al quadrato, x al cubo elevato al quadrato, 3 per 2 è 6, quindi x alla sesta. Sviluppiamo i calcoli. Moltiplichiamo prima la parte numerica, non possiamo fare semplificazioni, che abbiamo 3 mezzi, allora 3 per un mezzo, a al quadrato, poi possiamo scrivere per b, per c, poi ancora x al cubo e ancora y alla quarta. Seguiamo un ordine alfabetico nella disposizione delle lettere, più ancora. E anche qui non possiamo fare semplificazioni, abbiamo 3 per un quarto, quindi 3 quarti, a, e poi abbiamo b al quadrato, c al quadrato, x alla sesta e y al quadrato. Questo è il risultato del nostro esercizio. Ma passiamo all'altro esercizio. Consideriamo questo binomio. Allora, cubo del primo termine, quindi possiamo scrivere x elevato al cubo per y. Y al cubo elevato al cubo, moltiplichiamo gli esponenti. 3 per 3, 9. Più il cubo del secondo termine. Cominciamo dalla parte numerica, ovviamente. Quindi abbiamo 1 su 3 per 3, 9. Per 3, 27. Per x, 2 per 3, 6. Poi, ancora più, triplo prodotto del quadrato del primo termine, quindi x per y al cubo al quadrato per il secondo termine. Più ancora il triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo termine. E sviluppiamo questi calcoli. Allora, riscriviamo x al cubo, y alla nona, più un ventisettesimo, x alla sesta, più, e qui svolgiamo prima le operazioni fra parentesi tonde, quindi 3, il quadrato di questo binomio. Allora, qui abbiamo un x al quadrato, y al cubo elevato al quadrato, moltiplichiamo gli esponenti, 3 per 2 è 6, quindi y alla sesta, per un terzo x al quadrato, più ancora 3 per x y al cubo, per, effettuiamo il quadrato di questo monomio. Allora, un terzo al quadrato è 1 su 3 per 3, 9, per x, x al quadrato elevato al quadrato, 2 per 2, 4, e questo è il quadrato della x, di x quadro. Effettuiamo i vari prodotti. Allora, riscriviamo x al cubo per y alla nona, più un ventisettesimo x alla sesta, più, anche possiamo fare una semplificazione, x quadro per x quadro, sommiamo gli esponenti, e x alla quarta, e poi per y alla sesta. Più ancora, qui possiamo semplificare, qui abbiamo 1 e qui abbiamo 3, quindi abbiamo un terzo, x per x alla quarta, sommiamo gli esponenti, e x alla quinta,
e poi abbiamo semplicemente y al cubo. Questo è il risultato del cubo di questo binomio. Ma proviamo a fare un ultimo esercizio e calcoliamo il cubo di questo binomio. Allora applichiamo la solita regoletta. Cubo del primo termine, 1 su, cominciamo sempre dalla parte numerica, 2 al cubo è 2 per 2, 4 per 2 è 8. Per a al cubo, per b elevato al cubo, per c elevato a 3, per 3 9. Più 3 quinti elevato al cubo, allora 3 per 3 9, per 3 27, 3 al cubo è 27. Fratto 5 al cubo è 125. Poi abbiamo a al cubo elevato al cubo, 3 per 3, 9, a alla nona. B elevato al cubo, ancora elevato al cubo, 3 per 3, 9. Più il triplo prodotto del quadrato del primo termine, quindi scriviamo un mezzo, a, b, c al cubo, al quadrato, per il secondo termine. Più ancora, il triplo prodotto del primo termine, quindi un mezzo, a, b, c al cubo, per il quadrato del secondo, quindi possiamo scrivere in questo modo, 3 quinti al cubo, b al cubo, elevato al quadrato. E sviluppiamo prima, ora, le parentesi tonde, allora riscriviamo. Allora, questo monomio al quadrato, abbiamo un mezzo al quadrato e un quarto, poi a al quadrato, b al quadrato, c al cubo al quadrato, 3 per 2 è 6, quindi c alla sesta, per 3 quinti a al cubo, b al cubo, più 3 volte per un mezzo a, b, c al cubo, per... Allora, quadrato di questo monomio. Prima la parte numerica. 3 quinti al quadrato, 3 per 3, 9. 5 al quadrato, 25. Per A al cubo elevato al quadrato, 3 per 2, 6. Per B elevato al cubo, per 2, 6. Effettuiamo i prodotti. E qui moltiplichiamo prima la parte numerica. Abbiamo 3 per 3, 9 al numeratore, fratto 4 per 5, 20. Moltiplichiamo i termini con la stessa base. Allora, a al quadrato per a al cubo è, si sommano gli esponenti, a elevato a 2 più 3, 5. B al quadrato per b al cubo è b, 2 più 3, 5. E poi abbiamo c alla sesta. Più, moltiplichiamo la parte numerica, non possiamo fare semplificazioni. Allora, 3 per 9, 27, fratto... 2 per 25 è 50. Parte letterale. A per A alla sesta e A alla settima. Sommiamo gli esponenti 1 più 6, 7. Poi B. Quindi per B, qui l'esponente è 1. B per B alla sesta. Sommiamo gli esponenti 6 più 1, 7. E poi resta C al cubo. Questo è il risultato del nostro cubo. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.